Allora. Grazie perché avete fatto sintesi tra più associazioni e quindi questa unione, questa coesione
ben rappresenta lo spirito del Natale, il trovarci insieme, tutti uniti e lavorare per un unico obiettivo, quello di rendere un Natale più bello, più gradevole e più avvincente per i bambini. E ci siete riusciti, avete colto nel segno. Quindi complimenti all'associazione Altù, al maestro Colandrea, a tutti gli artisti e le associazioni che hanno collaborato, a questi meravigliosi ragazzi. Veramente complimenti di cuore a tutto, perché siete ancora cresciuti. Immaginavamo che non poteste crescere più perché c'era qualcosa di meraviglioso, invece avete dimostrato che si può continuare a crescere, e quindi avete avuto questa visione, questo sogno che l'amministrazione vuole seguire e vuole assecondare ancora, perché crediamo fortemente in questo progetto che va ripetuto negli anni e va strutturato, se possibile, ancora di più. Ancora, così come ho esordito, concludo. Grazie, grazie, grazie. Permettetemi di ringraziare il maestro Colandrea e Marcello Lucci, se si fa qui davanti, che loro sono le mie, ripeto, io ho avuto l'idea, ho avuto il sogno, ho avuto l'immaginazione, il maestro l'ha messo in atto, l'ha reso ancora più bello di quello che si poteva solo immaginare. E questo è un piccolo presente, ha la casa piena di schiaccianoci, gli abbiamo regalato Clara. Grazie. Quando l'anno scorso un mio nipotino mi ha detto: zio, mi regali uno schiaccianoci, perché ce ne sono tanti a casa. Ho detto: tu la conosci la storia di schiaccianoci? Mi ha detto no. E allora mi sono detto: mi piacerebbe raccontarla a tutti i bambini di Monte di Prosta e non, a tutti i bambini dei Campi Flegrei e non, a tutti i bambini che vogliono bene questo paese. Grazie Monica Carannante per aver apprezzato, accettato il mio progetto. Lo dico sempre, sono tornato perché voglio ancora stare in questo paese e fare le cose belle di cui in qualche modo un minimo di competenza mi resta. Quindi grazie, grazie, grazie a voi, grazie Sindaco, grazie per l'appoggio che dai a tutti i nostri progetti, agli sforzi, anche a volte disumani, che fai nonostante tutte le intemperie che succedono intorno, dietro, avanti e con. Noi siamo per, non solo con. Quindi grazie Monte di Procida, auguri, auguri, auguri.